Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Simone Scuffet, subito spazio alle domande. Eh, ciao, benvenuto Fabiano Gaggini dell'Unione Sarda, eh, cosa rappresenta per te il Cagliari oggi a 27 anni dopo tutto un tuo percorso? Rappresenta una grandissima opportunità eh, e quindi non voglio assolutamente farmela scappare, sono venuto qui con la grande motivazione di, di provare a dimostrare quello che, che io penso di valere, e quanto penso di, di essere migliorato, di aver lavorato e quindi sono venuto qui con questa motivazione di, voler, di volerlo dimostrare in una categoria che secondo me posso fare. Enrico Gaviano della Nuova Sardegna. Benvenuto. Eh, niente, la mia domanda è che si è detto subito dal primo momento in cui sei arrivato, sì, eh, però al momento il titolare è Radunovici, però su Fels giocherà le sue carte. Eh, sicuramente è uno stimolo in più anche questo, no? Sapevo di, di venire in una squadra con un portiere che ha fatto molto bene l'anno scorso. Eh, e quindi mi è stata subito presentata in maniera chiara la situazione che, che appunto ho accolto con positività, come una sfida, perché ripeto io sono venuto qui per mettermi a disposizione e per provare a, a mettere anche diciamo, in difficoltà il mister sotto questo punto di vista, cercando di, di dare una mano quando ci sarà bisogno, se ci sarà bisogno. Ciao Simone Alberto Mazur, Unione Sarea dei Videolini. Intanto, naturalmente benvenuto. Ti chiedo eh, quanto vuoi dimostrare, o quanto smeglio, quanto vuoi cacciare via quella che è un po' una domanda che ti perseguita da anni. Predestinato 17 anni, che cosa è successo? Chi è Simone Scuffet oggi? Sì, è quello un po' che, che dicevo prima, nel senso che sono venuto qui appunto per provare a a dare delle risposte, a, a far vedere il mio percorso, perché comunque fino ad ora mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Eh, L'anno scorso sono andato in Romania per giocare eh, le competizioni europee, che comunque è stato un bel traguardo per me, e quindi adesso penso che sia arrivato anche il momento di, di accettare questa sfida in Italia in una categoria difficile ma come ho detto nella quale spero di poter fare bene. Ciao Simone, Francesco Aresu, 131. Torni in Italia, in una squadra che, tolto Radunovic, negli ultimi, ultimi anni insomma di Serie A, ha avuto grandi portieri italiani. Penso a Cragno, penso a Vicario. Sei pronto un po' a ricalcare le loro orme, soprattutto qualcuno scriveva nei giorni scorsi: Torni in Italia magari anche, chissà, per riprovare, a inseguire un sogno nazionale. Ecco, c'è cioè, secondo te questa, eh, questa possibilità nei tuoi, nelle tue idee? Ma sicuramente i nomi che hai fatto significa che che qui c'è attenzione al ruolo, che, che si lavora bene e, e quindi penso che possa essere anche questo è un qualcosa che, che mi dia qualcosa e dal quale appunto rubare perché già da subito dai primi allenamenti si vede come si lavora bene, come lo staff è preparato e, e quindi spero di poter migliorare da questo punto di vista. Poi per il resto della questione nazionale... Non è nei miei pensieri in questo momento, sono venuto qui, come ho detto, per me stesso per, eh, per provare a, a fare qualcosa di buono e a mettermi a disposizione, ovviamente, del mister, della società, della squadra e dell'isola, perché qui si sente questa, questa appartenenza. Ciao Simone, benvenuto. Lorenzo Schirro, Cagliari News 24. Ti volevo chiedere se sentissi una pressione di dover rappresentare non soltanto un'intera un regione ma proprio un, un intero popolo come quello di Cagliari. Grazie. Sì, penso che eh, una squadra quando sente l'appoggio e la rappresentazione appunto di, di un popolo sia, sia tra virgolette costretta a dover dare di più e, e questo non può essere un bene. Penso che si sia visto anche nel campionato dell'anno scorso soprattutto in certe partite, specialmente nei playoff, come l'appartenenza poi alla fine spesso risulti decisiva e la vicinanza anche dei tifosi. Buongiorno, benvenuto a Cagliari, Matteo Cardia. 131. Volevo chiederti eh, questi ultimi due anni: la scelta di andare, di andare fuori un po' per, per ritrovare quella fiducia anche che, che cercavi. Volevo chiederti cosa ti hanno dato eh, prima, dal punto di vista della persona, andare fuori dopo tutto un percorso eh, non semplice. E poi, come giocatore, che sicurezze in più sono arrivate in questi ultimi due anni? Grazie. sì. Eh... Ho trovato continuità prima di tutto, che penso che sia una cosa fondamentale, specialmente nel nostro ruolo. Quindi sono riuscito a mettere eh, in fila due anni da, da titolare, due anni in cui ho giocato tanto e quindi eh, questo aiuta tanto. E poi, ovviamente, anche dal punto di vista umano, l'affrontare nuove esperienze, nuove sfide dà tanto, ti fa imparare anche. Magari cosa c'è fuori che spesso da, da qui non ce ne accorgiamo. E appunto come ho detto l'esperienza delle competizioni europee che sono, sono veramente una bella cosa da fare e, e quindi spero di, di riuscire a portare qui queste, queste esperienze che, che ho aggiunto al mio bagaglio. Enrico Gabriano ancora, eh, quanto è importante per te il fatto che sei stato chiamato da un allenatore Ranieri che è riconosciuto come uno dei migliori in Italia, che ha fatto tanto bene anche in Europa, che cosa ci puoi dire del Mister così, prima appello e poi sei eh, compagni che già conoscevi? Sì, eh, col Mister c'è stato subito... Ovviamente un bel impatto, è un allenatore che, che ha fatto tanto, che ha vinto tanto e, e che lo trasmette giorno dopo giorno, che riesce a tenere un clima veramente positivo durante tutti gli allenamenti sia in campo che anche in questi giorni che siamo spesso qui anche al di fuori e, e quindi l'ambiente è assolutamente positivo. Conoscevo qualche ragazzo perché ho giocato con Elio a Spezia, con Jakub a Udine e, e ovviamente tutti quelli che nel mio passato anche conoscevo che venivano dal Cagliari, tutti ne parlavano veramente come di una società modello, di una città in cui si vive benissimo e quindi da quel punto di vista ero sicuro di, di non avere nessun tipo di problema. Sono andato fuori per cercare continuità importante in questo ruolo. Perché non si è riuscita a trovare questa continuità? In Italia, proprio tu che eri considerato un predestinato subito, intitolare già 17 anni, grande impresa, e subito e poi si è interrotto qualcosa, eh, che risposta ti sei dato a questo percorso? Ma onestamente non cerco una risposta al passato perché non, non è più un problema perché io penso che l'importante sia vivere nel presente con un occhio al futuro. Passato bisogna prendere le esperienze eh, che ce ne sono di positive e di negative, però l'importante è vivere il presente appunto con un occhio al futuro, che, che è la cosa più importante. Un'ultima cosa, eh, un friulano in Sardegna, ti hai già immaginato come sarà la tua, la tua vita nel prossimo anno, nei prossimi anni. Sì, eh, Ora purtroppo in questo momento sono ho, ho avuto poca possibilità di, di conoscere la città, la terra, perché ovviamente siamo, siamo qui al centro sportivo e abbiamo poco tempo per uscire, c'è cioè da, da allenarsi. Però come detto anche lo stesso Guglielmo che è stato qui me l'ha parlato benissimo, quindi da quel punto di vista non ho assolutamente nessun pensiero di presente e di futuro, ti chiedo, torni in Italia dopo questi anni, che seriati aspetti quest'anno? Perché comunque viene una squadra neopromossa che arriva con una grande botta di entusiasmo data la promozione, però comunque sarà un campionato complicato. E poi un'altra domanda che non c'entra niente forse col Cagliari, più sul, sul contesto generale, se è nato all'estero in questo momento l'Italia sta, il mondo intero in realtà sta vivendo questa, questa tensione morbosa da parte dell'Arabia Saudita nel calcio arabo. Ecco, tu, che hai vissuto anche esperienze all'estero, cosa ne pensi di questo? Ma, eh, allora, io penso che andare all'estero sia una grande occasione. E poi, partendo appunto dalla domanda sul campionato, sarà, sarà un campionato tosto in cui eh, spero che anche questo entusiasmo che c'è eh, possa, possa darci una mano a raggiungere l'obiettivo perché sarà veramente molto difficile, le squadre sono tutte molto attrezzate, sono squadre veramente difficili di tradizione, quindi sarà, sarà veramente difficile, ma ci sarà da lottare e noi siamo qua per farlo con grandissima motivazione. E, tornando all'estero, penso che per me soprattutto sia stata una grande occasione. E, perché l'ho vissuta appunto con quella mentalità di, di voler apprendere qualcosa dal punto di vista professionale, e poi sul discorso magari Arabia Saudita in cui è più probabilmente un discorso economico, non, non voglio entrare in queste scelte, io le mie scelte le ho fatte per un discorso professionale di eh, apprendere cose, di confrontarmi in un campionato di primo livello, quindi eh, in squadre... Che comunque erano molto rappresentative, sia nella nazione come all'Apuel, in cui era ed è penso la squadra più grande dell'isola, al Cluj, che comunque eh, si rappresentava la nazione perché siamo stati l'unica squadra rumena a passare i gironi d'Europa, e quindi anche con quella pressione lì, che comunque bisogna imparare a, a gestirla. Sempre io, Simone, eh, volevo sapere se avessi già scelto un numero di maglia e quale fosse la motivazione. Grazie. In realtà ancora non abbiamo parlato. Dicevi prima che tu preferisci vivere il passato con un occhio al futuro, però è anche vero vivere il presente con un occhio al futuro, però è anche vero che il presente e il futuro te lo costruisci col passato. Per cui ti chiedo come sei cambiato dal punto di vista umano e professionale in questi dieci anni? E quali sono stati i momenti più duri da cui hai trovato la forza per poter ripartire? Il passato è quello che, che siamo stati e quello che ci ha insegnato, quindi è, è molto importante quello che intendevo appunto di non perdere tempo nel presente a pensarci, però è, è una parte fondamentale della nostra vita. Io penso che in questi dieci anni ho avuto la possibilità di sperimentare tante cose diverse, eh, partendo appunto dalla grande... Eh, dal grande inizio in cui se ne parlava tanto poi anche magari alle grandi delusioni in cui eh, se ne è parlato molto male eccetera e da tutto questo penso che la cosa più importante sia trovare delle farne tesoro e trovare degli appigli in cui nel futuro poter eh, tirar fuori e poterne fare tesoro e poterne, poterli utilizzare per, per fare qualcosa di buono Buon proseguimento di giornata. Grazie.